Buongiorno ragazzi, benvenuti a bordo e benvenuti qui a Jasper. Siamo nel campeggio, cosa non è tanto consona per noi, però non avevamo alternativa. Il posto però, dobbiamo dire, è meraviglioso. La temperatura è veramente bassa, ci sono 3 gradi fuori. Non è niente male, bella frizzante, insomma ti mette un po' l'energia giusta per andare a vedere questa Glacier Road che ci porterà da Jasper a Banff. Il caffè è già in pista, eccolo qua. Ma guardiamo dall'altra parte. Tac. Ci sono camperozzi che arrivano. Il sole è già alto perché qua è cambiato ancora l'orario. Il campeggio è veramente meraviglioso. Questo è il più grande qui a Jasper. Wow. E c'è anche vento. Andiamo a percorrere la Icefield Parkway. Sulla guida di Jasper c'è scritto che viene considerata una delle strade più belle del mondo. Va bene, è scritta sulla guida di qua, però le aspettative sono alte. Tagli che ci ha fatto l'orso, ragazzi. Sono solo esterni, però insomma. Bene, in questo momento siamo a Jasper, siamo sulle Rocky Mountains e adesso percorreremo questa strada che è la Icefield Parkway che ci porterà fino a Banff. È una strada di interesse turistico, è una strada aperta tutto l'anno, ma d'inverno può essere difficoltoso perché può essere chiusa da un momento all'altro. Salutiamo la nostra piazzola di sosta. Freschito qua, eh? Sì. Ci sono sulla strada le oche canadesi. Stavano a prendere il sole qui sulla strada. Che carine. Oggi è una bellissima giornata. E qua in questa stradina in mezzo al bosco c'è la dump station e probabilmente anche l'acqua. C'è l'acqua, sì. C'è. Ottimo. L'unico vero problema è che quando fa così freddo il tubo è durissimo. Devo trovare il metodo per riscaldarlo oltre che per svuotarlo, così che si fletta meglio. Ma già che ci sono, colgo l'occasione per togliere la rete. Facciamo combustibile e poi ci spostiamo verso su. Prima di lasciare il paese facciamo diesel. E tra l'altro qua costa parecchio meno rispetto alla British Columbia che abbiamo lasciato. 1,769 in Alberta. E questo credo che sia anche un posto un po' più caro. Però comunque dobbiamo farla un pochino. Ragazzi, meno male che qui c'è la levetta, perché è lentissimo. E vabbè. Comunque, se volete notare qualcosa di particolare, la differenti qualità di benzina che ci sono qua: 87, 89, 91, 94. Ne manca una e te li puoi giocare all'8. Ci sarà bisogno di avere così tanta differenza. E via, destinazione Banff. Vediamo un po' come sarà questa strada. Però che giornata meravigliosa. Tell me baby, where are you going? Prairie wind goes on blowing, tumbleweed shadow, I'm tied to you. Tell me babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in the basement. Bene ragazzi, parcheggiamo Valentino e andiamo a vedere la Tabasca Falls. Beh, qua c'è intanto la passeggiata che ci ha portato vicino al fiume, che pensiamo sia proprio la Tabasca. Il fiume rumoreggia per bene, eh? Non so quanto siano lontane le cascate, ma già qua fa un bel rumore. Ragazzi, intanto qua ci troviamo sopra un canyon incredibile, ci fa vedere là, il fiume là sotto, lontanissimo. Praticamente qui dove ci troviamo adesso è un vecchio passaggio dell'acqua, che poi con tutta probabilità ha trovato un nuovo passaggio ed ha cambiato un po' il suo corso. Perché questo canyon è stato scavato tantissimo tempo fa, si vede benissimo tutta la roccia levigata dalla potenza dell'acqua. Andiamo a vedere la cascata. Alla
la faccia della cascata. Wow! Cioè, è da quest'altra parte, ragazzi, un tuffo pazzesco. Delle grotte veramente, penso, inesplorabili. Ci deve volere veramente un coraggio per andare lì sotto. Mamma mia! C'è una corrente fortissima. Beh, inutile dire che se caschi di qua non la racconti proprio, cioè, è impossibile raccontarla. E scopriamo che qualche migliaio di anni fa la cascata aveva il suo margine qui. Guardate di quanto si è spostato, perché l'erosione ha portato via roccia. Tra l'altro ha un colore bellissimo quest'acqua. Una volta l'acqua passava anche di qua, guardate come ha eroso tutto e ora come la gente lascia il suo segno. Ci sono sentieri che vanno un po' ovunque per vedere in punti diversi queste cascate. Sta cascato pezzo? E qua, ragazzi, è dove il fiume scompare dentro questa cascata. Una potenza incredibile. E adesso proseguiamo andando più in basso e percorriamo questo che viene chiamato il Time Tunnel. Il Time Tunnel perché il tempo l'ha formato. Una volta qui ci passava l'acqua. Adesso ci passiamo noi. È un corridoio scavato dall'acqua. Pazzesco, guardate tutte le stratificazioni. Bellissimo. È lunghissimo il Time Tunnel. Quando queste cascate perdono la loro forza, non riescono più a scavare oltre, si arriva davanti a un lago. Mamma mia. E ragazzi, guardate qua. Pazzesco, bellissimo. Qui sembra effettivamente tranquillissima. Ci sono gli ultimi mulinelli che scavano queste marmitte dei giganti. La vista sul canyon. Mamma mia, pazzesco. L'acqua naturalmente ha questo colore perché arriva dai ghiacciai, quindi è una temperatura veramente molto bassa. La pericolosità di questo luogo per l'uomo non è solo rischiare di fare un tuffo da un'altezza elevata, ma anche rimanere assiderati dentro quest'acqua. Mettiamoci in strada e prendiamo la panoramica della Icefield. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors. Yeah. Now we go on and on with this poor love song. Working on far too long, babe. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from. Ma abbiamo percorso una quindicina di chilometri, forse 20. Altra sosta, ci dovrebbe essere un'altra cascata e proviamo ad andarla a vedere. E siamo qua alla Sumwata Falls. Thank you.
fa quasi più impressione dall'altra parte. Questa parete completamente verticale contro cui si scaglia la potenza di questa cascata che non riesce a bucarla. Doppia cascatella. Ambedio. Ponti fanno veramente paura, ragazzi. Mamma mia. Guardate le radici di queste piante. Sono quasi pronte a lanciarsi giù nel fiume. E lì, proprio prima della cascata, vediamo che lì in mezzo c'è un'isola. Prende quota piano piano, la scenografia è meravigliosa e credo che stiamo andando nella zona dei ghiacciai, dove probabilmente ci sarà anche qualcosa da vedere, quindi credo che tra un po' ci sarà un'altra sosta. Ragazzi, siamo un po' contro luce, però magnifico. Sembra che questa strada voglia salire sulla vetta più alta di queste montagne. Stiamo salendo di quota, salita veramente impiccatissima, stiamo a 1800 metri. Cascata! Ma la strada laggiù in fondo ci sono dei camp, dei pullman che sono delle formichine, quindi queste montagne sono veramente enormi. Ma poi la diversità di queste montagne, questa qua a fianco sembra il deserto. Poi è pieno di pietre che sembrano piovute dal cielo. E siamo arrivati a Columbia High Speed. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci al ghiacciaio. Questo è il centro dei visitantes. Anche qua ci sono i cartelli con gli anni di dove arrivava il ghiacciaio tantissimi anni fa. Magnifico. Bene ragazzi, ma noi prepariamoci a questa camminata. Ho inserito il 4x4. Ottimo, io invece vado di Crocs. Il fondo non è male, però è tutta salita. È dura, ragazzi, raggiungere il viewpoint. E qua si arriva dove era il ghiacciaio nel 1992. Pazzesco, ragazzi. Cosa pazzesca che ci stiamo rendendo adesso conto che c'è una pista che possono fare solamente i pullman che porta della gente in mezzo al ghiacciaio col pullman. Vai giù e riaffin là. You're laying the sheets, you hold on to me like I'm all.
already gone. And whisper your words like secrets written in an old moleskin. And look up above, the sunlight seems like it is gonna break in. And something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, questa montagna è talmente alta che adesso ci para il sole. Something ain't right. Ragazzi, questo posto è meraviglioso. Infatti, credo che adesso ci fermiamo. Qui c'è il Rampart Area Camping, proprio nel mezzo di queste montagne. Cioè, naturalmente non chiedeteci di far volare il drone, perché qua ci danno $25,000 di multa. Non si può. Vediamo un po' com'è questo posto. Ovviamente anche questo campeggio si paga, perché siamo sempre all'interno dei parchi nazionali e non si può fare campeggio libero, ma solo in aree designate. Ecco qua, qui si paga e ci si registra. Vediamo un po'. Andiamo a vedere se c'è posto e poi ritorniamo a pagare, perché bisogna pagare esattamente la piazzola che abbiamo scelto. Numero 4 c'è posto. Numero 4 c'è posto. È un po' piccolo. Qua forse invece ci stiamo. Qua mi sembra quello migliore. Beh ragazzi, questi campeggi sono veramente bellissimi, eh. Non ci sono alternative, bisogna venirci. Offrono tanti servizi. Cioè, tipo, là ci sono i bagni, sono le docce. Va bene, ci siamo sistemati. Andiamo a pagare il campeggio. Allora, prendere l'envelope e via. Camping fee 18,75. Se vuoi fare il fuoco devi pagare 9,25 in più. Deposito, dai. E appizziamo il fogliettino. E stiamo a posto anche per stanotte. Ragazzi, buongiorno, giornata di pioggia, giornata di trasferimento, quindi qui sulla Parkway dei Ghiacciai. Stiamo colando acqua come se non ci fosse un domani, il motore si sta già scaldando. Spostiamoci da questo campeggio, bellissimo comunque. Oh. Bene ragazzi, notte spettacolare, super silenziosa, c'è pochissima gente per gli standard di questo posto. Sono abbastanza curioso di vedere più a sud da Banff, che credo che sia proprio l'epicentro turistico di tutto il Canada, credo non ci sia niente di più turistico che Banff, circondato da panorami assolutamente magici, per questo la gente ci va. Io sto segnando un po' di tutti i lavori che devo fare al camion, tra i più piccoli di manutenzione proprio spicciola, anche quelli un po' più grandi. Per il prossimo periodo dovremo iniziare a pensare di trovare un posto dove fare qualche lavoro. Abbiamo lasciato ieri da poco il Columbia Icefield Center, abbiamo percorso un po' di chilometri in direzione sud e ora proseguiamo per andare in direzione di Lake Louise, dove credo ci fermeremo questa notte. Qua ci è rimasto un po' di caffè ghiacciato di ieri, adesso è veramente freddissimo. Ma che... cioè, c'ho le mani congelate, fa freddissimo. Ah sì? Come mai? Perché c'è meno uno, Nani. Meno uno? Siamo abbastanza abituati al freddo, non ci rendiamo conto, ma fa veramente freddo. Saluto con il finestrino chiuso il nostro campeggino nel bosco, bellissimo, ma stamattina freddissimo. Qua c'è un camper a noleggio, anche loro sono chiusi dentro. Là dietro gli alberi ci dovrebbe essere una montagna gigantesca, ma non si vede niente oggi, è tutta nebbia. Incredibile, ieri non c'era una nuvola e durante la notte sbam. Anche le piante mi sembrano più gialle di ieri, non so, probabilmente hanno preso freddo stanotte anche loro. Ragazzi, si vede che qua sulla montagna sta nevicando, cioè si intravede che si sta imbiancando tutto. Ragazzi, sta un po'
nevicando anche qua, è neve molto bagnata, però è, non è solo pioggia. L'ultima neve non è che l'abbiamo presa poi chissà quanto tempo fa. Quest'anno possiamo proprio dire l'estate noi non l'abbiamo vista neanche passare, forse da due giorni. Ma lo sapevamo, siamo venuti qua quasi apposta. Ah, adesso nevica bene, Iniziato l'inverno, ufficialmente arrivato. Fermiamo un attimo su questo lago perché ha un colore, sembra finto. Guardate che colore! Neve dall'alto e celeste dal basso, una situazione pazzesca. Sempre più tempesta qua. Siamo a 2000 metri, uno dei punti più alti toccati qua su questa strada. Something to remind us that we're better than this poor love song. Voilà, si sta attaccando lungo la strada. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song. Working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts soon does burn? Ragazzi, siamo arrivati al Bow Lake. E qui al Bow Lake facciamo una breve sosta. Facciamo questo brevissimo sentiero per andare a vedere questo lago qua incastonato tra le montagne che si stanno anche innevando. Qui si è formato un altro mini Bow Lake. Alla faccia, guarda com'è trasparente quest'acqua. Un paesaggio surreale, ragazzi. È vero che la nebbia a questo meteo toglie un po' di visibilità, però rende l'atmosfera decisamente suggestiva. Guardate qua! Che spiaggia! No! Incredibile! Cioè, con là in fondo il ghiacciaio. Pazzesco. Mamma mia, cioè, ghiacciata. Cioè, una roba incredibile. L'acqua dell'Artico non era così fredda. E lì c'è una paperella che nuota. Cioè, qua si può camminare sulla spiaggia. Wow. Siamo intorno agli 0 gradi, fa fresco, ci vogliono i guanti, ragazzi, ma ne vale la pena. Bellissimo. Qua inizia a nevicare anche di più adesso. Pensa a te. Adesso vengono dei fiocchi enormi. Siamo andati a vedere il Bow Lake appena in tempo. Guardate qua. Tempesta di neve.
Va bene, abbiamo preso una decisione. Non sappiamo se è quella definitiva, perché mai dirlo. Abbiamo deciso di andare a Banff, che è a 50 km. Dopodiché, probabilmente tornare qui, perché a Banff ci sono dei campeggi, e ammesso che abbiamo posto, ma probabilmente sì, in questa stagione, costano tantissimo, cioè quindi non vogliamo spendere quei soldi. Lucia, doppio cappello. Da Lake Louise a Banff, la Parkway dei Ghiacciai diventa questa autostrada, che è veramente grande, e comunque siamo proprio nel mezzo del parco. Ci sono le reti da una parte all'altra, perché qua si viaggia veloce, tra l'altro passano anche i camion, cosa che prima non potevano fare, ma vediamo come hanno pensato di far passare gli animali da una parte all'altra di questo mega stradone, ovvero utilizzando questi tunnel che praticamente creano un passaggio sopraelevato su terra per gli animali. La rete praticamente qui è aperta, prosegue sul tunnel e via. È l'unico modo con cui gli animali possono andare da est a ovest e viceversa. Abbiamo percorso già una ventina di chilometri di questa strada e per ora abbiamo trovato i due di questi tunnel. Ogni tanto si aprono le nuvole e sbucano le montagne. La cosa particolare di Banff è che è una città che è stata costruita appositamente per il turismo. Qua c'è il parcheggio, anche RV Parking, pieno. Abbiamo trovato parcheggio, secondo me è un grande miracolo. Guardate qua che fila di camperozzi ci sono nel parcheggio riservato ai camperozzi all'ingresso di Banff, dietro la stazione. Però è gratis. Andiamo a vedere questa cittadina. Piove, ma noi siamo temprati e ce ne freghiamo. Intanto ci sono le 500 a noleggio. Proseguiamo in direzione downtown. Di là. Ragazzi, guardate cosa stanno iniziando a mettere fuori. I liquidi per pulire il parabrezza, quelli antigelo, quelli che devono tenere fuori. Li avevamo scoperti l'anno scorso. Mi sembra ieri, praticamente, qua in Canada. Andiamo verso il centro, ma usando il sottopassaggio qua. Guardate che posto. E come ogni buon struscio che si rispetti, siamo al coperto. Chokoi è una galleria d'arte. Guarda che bello questo quadro, con l'orso che sta seduto sulla sua canoa. Bella l'idea di mettere sulla canoa tutti gli animali, ma l'arca di Noè è quella. C'è poco da fare, in Canada si sta anche tantissimo sottoterra e qua dove fa freddo lo vediamo ancora, ci sono i negozi anche sottoterra. Il cinema, che bello! Quanto tempo è che non andiamo al cinema? E ragazzi, qua c'è l'authentic Montreal style eatery, tra cui non può mancare la poutine, che sarebbe poi questa, la poutine, ragazzi. Tra un po' la poutine ce la rimangiamo. Questa, ragazzi, non l'avevo ancora visto. Qui abbiamo il biciclettino che, se il bambino non ce la fa, può essere trainato, si alza, la carichi e via. Se invece vuole pedalare, gli dai una chance. Non so quanti sono questa famiglia, perché era un altro sellino lì davanti. Sono, diciamo, in quattro. Tanta roba. E ragazzi, come ci aspettavamo, ci sono tantissime attività commerciali, molti negozi di souvenir, tanti ristoranti, diverse gallerie d'arte, molto belle. Ce ne sono di diverso tipo, di un po' di tutte le forme d'arte. Tantissime anche fotografie, proprio belle, di animali, molto belle. Bella idea! Perché naturalmente questo posto funziona tutto l'anno e d'inverno qua attorno ci sono un sacco di piste da sci. Altra galleria d'arte, anche qua dei bei dipinti. Comunque il tema è sempre quello locale, animali e natura. Anche su questi vasi tanta montagna. Quest'orso di granito forse. Wow, è un bel tocco di granito però, Bello però. Wow. Ci sono anche naturalmente un sacco di lodge e alberghi. Magpie and Stamp Restaurant dice di avere Mexican food. Il negozio specializzato in tè di Banff. È bello l'ingresso di questo edificio, che è, oltre ad essere il Banff Tea and Company, è anche il sushi bistro.
Beh, non mancano anche le catene più tradizionali qua, c'è Subway. E qui c'è anche l'immancabile Starbucks. Però qua fuori c'è un cartello che mi dice che assumono. E qui ci sono elencati anche i benefit che hanno le persone che vengono a lavorare a Starbucks. Un pound di coffee ogni settimana, pensa te. Le vacanze sono pagate. E $5,000 di mental health benefit. Questo è interessante, eh? Anche la mental health. C'è anche il Mary Popcorn Shop. Vendono solamente popcorn. C'è la macchina del popcorn che li produce a nastro. E questa, ragazzi, è ufficialmente la via più ampia dello struscio. Lo struscione. Ho letto delle cose curiose su Banff. Tra queste c'è il fatto che inizialmente non era all'interno del parco. E quindi la città si è espansa abbastanza a livello turistico, perché funzionava il business del turismo. Dopodiché, quando è stata inglobata nei parchi nazionali, in realtà non si è più potuta espandere, ma in realtà i turisti sono sempre stati sempre di più tutti gli anni. E quindi ci sono delle regole particolari. Pensate che per prendere la residenza qui a Banff devi innanzitutto lavorarci, ma non solo. Se tu hai un'impresa e hai bisogno di qualcuno che venga a lavorare per te, devi dargli anche il posto dove dormire. Così funziona. Ogni tanto spunta anche un po' la montagna là dietro, eh? Però i nomi delle strade sono scritti in modo particolare. Questa è Wolf Street. Però questa scultura è bella, ragazzi, guardate qua. Tutto de ferro e pietra. C'è un campo con la legna pronta per ardere, il tè, la borsa dello scalatore, la piccozza, gli stivali, il cappello da cowboy. Però, ragazzi, qui a Banff ci sono dei camperozzi mica male parcheggiati davanti a quelle poche abitazioni che ci sono. Questo sembra quasi da Breaking Bad, quasi, un po' più piccolo. Bene, ma noi siamo tornati a casa, abbiamo fatto tutto il giro del paese, abbiamo trovato ciò che ci aspettavamo e adesso torniamo indietro. Abbiamo letto sulla guida che c'è la possibilità di parcheggiare in un overflow camping, quindi pagare la tariffa dimezzata rispetto a un campeggio, però dovrebbe essere legale stare. Questo posto o sai che c'è o se no, cioè, cartelli non ce n'è. Rifacciamoci con delle bistecchine insaporite che abbiamo comprato qualche giorno fa. Il profumo non sembra niente male, speriamo che non si restringano perché diventano piccole e non so se basta. Un po' fame ce l'ho, sì. Ragazzi, mi sa che mentre facciamo pranzo pianifichiamo un po' i prossimi giorni, perché abbiamo un po' di dubbi sulla strada a prendere per scendere verso il confine con gli Stati Uniti, ma più che altro per andare prima a Vancouver Island. Mi sa che dobbiamo lavorare un po' di mappa qua insieme alla bistecca. E vediamo un po'. Intanto mangiamo questa bisteccozza e poi vediamo se avremo preso una decisione.